Allevatori in erba, oggi siamo qui per spiegarvi e presentarvi nello specifico il nostro logo e che cosa abbiamo cercato di comunicare con il nostro logo. È un logo che apparentemente sembra semplice, in realtà all'interno nasconde 5 messaggi che abbiamo cercato di comunicarvi e che vogliamo comunicarvi. E, come abbiamo detto, sembra semplice, ma è stato complicato. Infatti abbiamo lavorato per mesi insieme al nostro grafico, che è Thomas Massarenti, che nell'occasione oggi salutiamo. E adesso vi spieghiamo i 5 messaggi che abbiamo cercato di far passare attraverso il nostro logo. I primi 3 messaggi che abbiamo cercato di lanciare attraverso il nostro logo sono i più semplici e diretti. Infatti, guardando il nostro logo, la prima cosa che balza agli occhi è un cuore. Attraverso il cuore, che cosa abbiamo voluto comunicarvi? La passione che mettiamo nel nostro lavoro e nell'allevamento degli animali. Perché noi siamo sia rivenditori di pollai e accessori per animali, sia allevatori in prima persona, e quindi la passione è il numero uno che volevamo farvi capire. La seconda, sempre attraverso il cuore, è l'amore, quindi l'amore che potete mettere nell'allevamento degli animali, e visto che i nostri clienti sono per la maggior parte famiglie, l'amore che può nascere dall'avicoltura insieme alla propria famiglia. Il terzo messaggio che volevamo lanciare attraverso il cuore è appunto l'unità, quindi la famiglia, e quindi nel cuore si racchiudono questi 3 messaggi: la passione, l'amore e la famiglia. Poi adesso continuiamo con il quarto e quinto messaggio, che sono un po' più velati, un po' più nascosti, e lì sta proprio la particolarità del nostro logo e la genialità del nostro grafico. Principalmente si può vedere un cuore, in realtà nascosto all'interno del cuore c'è un gallo, quindi gli animali, l'avicoltura in particolare. Quindi, se notate bene, questa parte non è altro che la coda di un gallo, questa parte è il corpo del gallo, e nella parte superiore e inferiore abbiamo la cresta e i bargigli del gallo. Quindi all'interno del nostro cuore abbiamo nascosto un gallo, quindi la nostra passione vera, l'avicoltura, gli animali. L'ultimo messaggio che volevamo lanciare era quello della natura, quindi rimanendo, lavorando con gli animali, allevando avicoli, abbiamo la possibilità di rimanere nella natura, vivere momenti spensierati all'aria aperta. E quindi il colore verde del nostro cuore è stato fatto apposta per richiamare la natura, e in più abbiamo nascosto nella cresta e nei bargigli 2 foglie. Quindi un occhio più attento può trovare all'interno anche i richiami alla natura. Quindi, ricapitolando, nel nostro logo c'è tutto il verde mondo: la passione, l'amore e la famiglia racchiusa nel suo cuore, il gallo nascosto velatamente all'interno del cuore, la nostra passione più forte che l'avicoltura, e la natura che è un comune denominatore che fa in modo che la passione e l'amore si possa sviluppare. E quindi, ecco, oggi ci tenevamo a precisare questa cosa, perché so che tanti dei nostri clienti allevatori in erba, quando gli abbiamo spiegato bene il nostro logo, sono rimasti un po' sorpresi, non l'avevano capito fino in fondo. Oggi ve lo abbiamo spiegato, e speriamo che tutto quello che trovate all'interno del nostro logo lo possiate trovare nel rapporto con noi, nel momento in cui vi vogliate raffrontare con noi per acquisto di prodotti o per eventualmente informazioni o consigli sull'avicoltura e l'allevamento degli animali. Quindi, se vi è piaciuto il nostro logo, la nostra spiegazione, non dovete far altro che dircelo, comunicarcelo nei commenti che trovate sotto a questo video. Quindi, se volete sempre essere aggiornati e condividere con noi i 5 punti del verde mondo, non dovrete far altro che iscrivervi al canale. Se volete rimanere sempre aggiornati, cliccate anche sulla campanellina che trovate a fianco del tasto iscriviti nel canale YouTube. E noi, un piccolo anticipazione del 2019,
Abbiamo aperto un'azienda agricola, ci trasferiremo in un terreno dove svilupperemo la nostra passione di avicoltura insieme ai nostri animali e ai nostri prodotti. Io non faccio altro che salutarvi tutti e augurarvi buon allevamento. Ciao a tutti, a presto!